Atmosfera natalizia invece il giorno dei verdetti e l'imprevista nevicata ha impedito che la premiazione avvenisse in piazza, sotto il caratteristico campanile. Ma era pronto un cover set dove i vincitori sono stati annunciati ed applauditi. Per la sezione Instagram, il miglior video di 15 secondi è risultato Lea Pin Letz, mentre il premio del pubblico è andato a Madame Moustache. La miglior serie web, The Pills, di Luca Vecchi, che ha vinto anche il premio per la miglior regia. Senti Luca, una cosa, guardami un attimo. Ma tu, quella sera, quando eri a letto con quella tipa e non sapevi che fosse Sara, a te è piaciuto? Sì, lui mi è piaciuto. E anche tanto. Ma allora lo vedi che sei proprio uno stronzo? Miglior attore, miglior attrice, i protagonisti di Le cose brutte, di Ludovico Bassegato, che è premiato anche per la miglior sceneggiatura. Lei è Carola, la mia coinquilina pazza? 100 euro. Ci sto. Ma però mi sento più solo. Ti faccio una sega? No. Per la sezione book trailer, il premio RAI per la qualità cinematografica è andato al regista Emanuele Scaringi per La collina. I ragazzi di questo gruppo sono i nostri angeli. Ovunque tu sia nascosto, gli angeli prima o poi ti riprendono. Sempre. Mentre Chiedi alla luna di Davide Di Pumpo ha vinto il premio per la comunicazione del libro. You wear yourself on your sleeve. E il premio del pubblico al miglior book trailer è andato a Cadavere squisito di Remigio Guadagnini. Per la sezione storica di cortinametraggio, quella dei corti comedy, molti premi, ad iniziare da quello di Noi di Cortina, andato a Una morte annunciata, di Valerio Groppa. Un coltello da cucina. Non ci sono testimoni? Nessuno, ma ho interrogato Larrotino. Larrotino? Sì, ma non ha visto né sentito nulla. Un uccello molto serio di Lorenza Indovina ne vince due. Il premio Rai Cinema e il trofeo cortinametraggio. Grazie per la cena, Marco. Veramente mi chiamo Matteo. Però. Il premio cinema italiano a Bella di papà, di Enzo Piglionica. Non siete neanche sposati. Ma poi anche da sposati, io per te sono il signor Maurizio, va bene? Miglior attore, Edo Natoli, protagonista di Il tour di Davide. The Tiberian Island was once called Insula Inter Duos Pontes. On the island you can see the oldest hospital in Rome. Migliore attrice, Antonella Civale, per la Bouillabaisse. Sai cosa sei? Sai cosa sei? Niente di... Non mentre faccio la Bouillabaisse. Il premio della giuria del pubblico, presieduta da Giuliano Montaldo, al corto Matilde, di Vito Palmieri. E infine il primo premio Lotus al miglior corto assoluto. Il premio per il miglior corto, premio Lotus, va a Federico Tocchella per Isacco. Questa è la nostra
a base, ti piace? Chi l'ha costruita? Noi. Come avete fatto? Ci ha insegnato nostro padre. Come si chiama? Matteo. E il tuo? Abramo. Eh? Abramo. Ma che nome ti sei inventato? Sono veri. Se volete posso chiedere a mio padre se potete venire con noi sulle montagne. Sì, dai, allora noi siamo il nostro padre e gli andate a costruire la base. Allora lo vado a chiamare. Allora noi combattiamo. Trotto infernale! Oh. Lancia laser! Pugno muscoloso! Pugno di fuoco! Invisibilità! Bambini, dobbiamo andare! Bambini, dobbiamo andare! Non lo vedi che stiamo giocando? Sì, lo so, ma si è fatto tardi e dobbiamo andare. Sto per andare sulla montagna insieme a Isacco. E ci andate la prossima volta, dai! Non credo che ci sarà una prossima volta. Ecco, vedi. Presidente, anche quest'anno cortometraggio è andata ed è andata bene, mi pare. È andata alla grande, infatti abbiamo deciso che basta dire quinta edizione perché non dobbiamo dimenticarci delle vecchie edizioni che c'è dal 97 al 2000, quindi questa è stata la nona edizione reale e vi aspettiamo nel 2015 con la decima edizione di cortometraggio perché cresce, crescerà, le istituzioni hanno garantito di esserci anche il prossimo anno e è stato un successo incredibile. Ieri sera la sala cinematografica era stracolma di gente, oggi grazie alla bella nevicata non siamo riusciti a farlo fuori in piazza, però l'abbiamo fatto in questo ambiente che è veramente stato magico anche qua, forse più anche familiare, c'è stata una bellissima atmosfera, sono felice che abbiano vinto dei corti che sono commedia ma hanno anche qualcosa di serio, che trattano argomenti seri e soprattutto sono felice di aver rivisto anche Valerio Groppa risalire sul palco per la seconda volta con il suo corto, perché vedere crescere questi registi è l'obiettivo mio, lo è sempre stato e sono sempre felice di premiarli e augurare a loro tutto quello che desiderano e di arrivare, forse speriamo, al loro primo lungometraggio. Ci vediamo l'anno prossimo allora. Ah, questa è una garanzia. È assurdamente vero. Auguri a voi e grazie, buon cinema.